Bene amici, il martedì è sempre dedicato al mondo delle elaborazioni di auto e moto e noi vi conduciamo attraverso l'esame di quattro riviste a scoprire i segreti di questo affascinante mondo. Prima di cominciare vi ricordo il nostro indirizzo email gutenberg@sat8.tv. La prima rivista di oggi è Elaborare, numero di giugno, e c'è una copertina abbastanza ricca che ci presenta diversi argomenti relativi alla tecnica, all'elaborazione di alcune vetture in particolare e tante rubriche specialmente dedicate al mondo dei raduni. Noi veniamo subito a parlarvi di una fiera, quella di Rimini, Voglia di personalità. Questa è la seconda parte dell'articolo dedicato al My Special Car Show, la più importante rassegna annuale dedicata a questo affascinante mondo che raduna le migliori aziende dei kit di elaborazione di motori, di elettronica, di elaborazione estetica, accessori per auto, fino anche carburanti, abbigliamenti, insomma c'è veramente tutto. E qui attraverso una ricca galleria fotografica viene raccontata questa edizione che vi verrà raccontata ancora nel numero prossimo con un DVD e che nel complesso questo settore raduna, pensate, ogni anno un fatturato di ben 1.300 milioni di euro, niente male davvero. Adesso veniamo alla sezione dedicata alla visita alle aziende. La AIBAC è il marchio più importante a livello mondiale, o quantomeno tra i più importanti, di molle per assetti. Si trova in Germania, non solo molle è il nome di questo articolo e scopriremo tra poco perché. Sappiate che le molle sono un punto molto importante, tanto che in Formula 1 capita alle volte che due compagni di scuderia abbiano dei tempi assolutamente diversi uno dall'altro proprio perché uno dei due ha sbagliato nella scelta delle molle. Dietro un pezzo così apparentemente semplice si nasconde un know-how, una tecnologia veramente non da poco. Vediamo quindi come cosa succede. Appena arriva una nuova auto all'AIBAC viene immediatamente affidato a un test specializzato che ne valuta il comportamento dinamico e la definizione, ci spiega in questo articolo il giornalista, nella definizione di un assetto entra in gioco diversi parametri tra cui soprattutto comfort e manovrabilità e altri. Allora, il Pro Kit è il kit molle speciale in grado di assicurare un abbassamento del corpo vettura da 25 a 35 mm, è il componente più conosciuto dell'AIBAC. E in questa azienda vengono effettuati dei severi controlli voluti da un ente importante tedesco che in Italia non c'è, il TÜV, per l'omologazione e la messa su strada, che in alcuni casi arrivano addirittura dal 5% del campione di controllo fino al 100% dei casi per le molle più delicate e più importanti da trattare con maggiore attenzione. E questo articolo è anche un modo per riflettere su quanto molte volte gli articoli di tuning venduti siano molto più quelli visibili che non quelli efficaci. Infatti ci sono alcuni tipi di interventi che permettono un ribassamento sensibile dell'assetto della macchina che vanno di stralunga per la maggiore e altri invece come per esempio le barre antirollio rinforzate che non vanno per la maggiore proprio perché non si vedono assolutamente. E insomma, questa è un'interessante occasione per entrare all'interno di questo mondo. Naturalmente su Elaborare potete scoprire tanti altri argomenti relativi al mondo dell'elaborazione di vetture. È lo stesso che potete fare con la prossima rivista che è Overboost, dedicata alle auto e alle elaborazioni meccaniche. In questa copertina troviamo Più grande e meglio, che è un articolo che ci spiega proprio la tecnica relativa all'aumento di cilindrata. Bigger is better. Tutto quello che c'è da sapere. Per aumentare la cilindrata si può intervenire in una doppia maniera, aumentando l'alesaggio, ovvero il diametro del cilindro, oppure la corsa, cioè la sua altezza. E innanzitutto, se c'è una casa che già mette a disposizione un modello preconfezionato di cilindrata aumentata, sarà bene affidarci a quella. Già un 200-300 cm in più è un'ottima modifica. Se il propulsore non ha una versione maggiorata, le cose si complicano un po'. La modifica più semplice e costosa e meno costosa è quella relativa all'incremento dell'alesaggio, perché l'aumento del diametro del cilindro permette un aumento quadratico della cilindrata. Quindi ad esempio su un motore 4 cilindri 1.8 con alesaggio 80 mm e corsa 89,3 con un aumento di 2,5 mm potremmo ottenere un aumento di cilindrata di 108, mentre per quanto riguarda l'aumento della corsa è molto inferiore il risultato. Infatti in questo caso aumentando fino a 93,3 mm, ovvero di 4 mm,
avremo un aumento di cilindrata di sugli 80 cc. E peraltro, quindi, questo tipo di aumento può essere fatto solo fino a un certo punto, perché si arriva a mettere molto sotto sforzo la tenuta strutturale degli stantuffi. Si può invece ricorrere all'aumento della corsa in caso di motore a corsa corta, in questo caso patrimo avvantaggiato, oppure in caso di motore sovralimentato, e in questo caso un aumento di poche centinaia di giri al motore non farà grossa differenza per lo sforzo del motore. Andando avanti su questo articolo, troviamo le problematiche legate all'incremento dell'alesaggio, i basamenti in ghisa, quelli in alluminio, poi alcuni vantaggi fluidodinamici che si possono ottenere con l'aumento dell'alesaggio, e da ultimo problematiche e vantaggi dell'aumento della corsa. Naturalmente vi invitiamo a scoprire tante altre rubriche, tanta tecnica, ma anche alcune elaborazioni su Overboost. Noi adesso ci fermiamo per un attimo perché c'è la pubblicità e poi tra poco siamo ancora in studio.